voglio raccontarvi una storia. Ha come protagonisti una coppia di sposini. Non li ho mai visti, ma li immagino belli, giovani, innamorati, pieni di gioia e di energia. Devono partire per la loro luna di miele negli Stati Uniti. Il volo è un po' lungo, certo, ma niente a confronto con la felicità di vedere finalmente dal vivo New York e tutti quei luoghi che hanno visto tante volte nei film. Bellissimo, no? Beh, in teoria sì. In pratica, se hai un po' di aviofobia, ovvero la paura di volare, il pensiero di stare su un aereo per svariate ore può non essere troppo piacevole. Se hai una fobia vera e propria, poi, quel volo potresti proprio non prenderlo. In effetti, è proprio quello che è successo al protagonista della nostra storia. Dopo notti insonni, pensieri catastrofici e litigate, immagino, il novello sposo prende una decisione. Non salirà su quell'aereo. La sposa insiste, ma non c'è niente da fare. Non se la sente, non vuole, ha troppa paura. Epilogo? Dopo un cambio di nomi sui biglietti, la sposa parte per la luna di miele con sua madre. A questo punto della storia, di solito gli ascoltatori si dividono in due categorie. Chi biasima lo sposo e chi invece, sotto sotto, in fondo, lo capisce. Ecco, se fai parte del secondo gruppo, sei nel posto giusto. Magari non avresti fatto proprio come lui e quell'aereo l'avresti preso. Magari con grande sofferenza o solo con un po' di fastidio. Dipende dal tuo grado di disagio o di paura quando si tratta di volare. In ogni caso, siamo qui per questo. Parliamone. Respira. Questo è Relax and Fly, il podcast che ti aiuta a vivere meglio i tuoi voli. Partiamo dall'inizio. Partiamo dal momento in cui compri il biglietto e piano piano la data della partenza si avvicina. Manca una settimana, 5 giorni, 3 giorni. Inizi a sentire un certo disagio al pensiero di dover salire su quell'aereo. Magari più di un disagio. La mente della persona molto aviofobica, quella che soffre di una fobia vera e propria dell'aereo, tende ad affollarsi di narrazioni terribili e presagi catastrofici che annullano completamente i lati positivi dell'esperienza che si sta per vivere, che sia una vacanza o una bella opportunità di lavoro. Fra poco ascolteremo qualche consiglio per mantenere il controllo. Per prima cosa, però, cerchiamo di fare pace con il concetto di paura. La paura è un'emozione che ci appartiene. Quando nasciamo, noi siamo già dotati dell'emozione della paura, che in effetti è un'emozione primaria. La voce che sentite è quella dello psicoterapeuta Alberto Pellai, che sarà ospite di tutte e 5 le puntate di questo podcast e che ha scritto un libro diretto proprio alle persone che hanno paura di volare. Di per sé la paura è un'emozione salvavita, vuol dire che il nostro cervello registra, sente un allarme rispetto a un pericolo che ancora non si può vedere e quindi è come un antifurto che suona in casa quando ipoteticamente dovrebbe esserci un ladro e ci dice fai attenzione, c'è qualcosa da tenere sotto controllo. Il problema grande è quando la paura scatta in relazione a qualcosa che non è realmente pericoloso, cioè l'antifurto suona per niente, perché in casa il ladro non c'è, e quindi a quel punto la paura diventa un'emozione che ci trae in inganno. Insomma, la paura ci serve. Dobbiamo solo, fra virgolette, perché non è semplice, imparare a gestirla. Lo stesso discorso vale per l'ansia. Di per sé, anche l'ansia è un'esperienza che il nostro cervello produce quando ci ritroviamo ad affrontare una prova che può avere un esito incerto, come un esame. Direi che l'ansia è l'equivalente di un arco che viene teso prima che si scocchi la freccia. C'è bisogno di dare la giusta direzione, di imprimere la giusta forza e a quel punto la freccia può arrivare al bersaglio. Quindi di per sé l'ansia, oltre che fisiologica, è una nostra alleata. Ci tende e ci direziona verso
il nostro obiettivo. Certo, se continuiamo a tendere l'arco all'infinito senza scoccarla mai, questa freccia, l'ansia diventa fine a se stessa, non ci aiuta. Anzi, ci ritroviamo a vivere in un perenne stato di tensione anche quando la situazione non lo richiede. L'ansia può addirittura diventare cronica. La paura può trasformarsi in fobia. Chi arriva a questo livello di paura, spesso, si rifugia nella soluzione che sembra più immediata. A quel punto quello che facciamo spesso è l'evitamento dello stimolo fobico, cioè piuttosto che trovarci in una condizione in cui soffriamo così tanto, proviamo un disagio così continuo e così intenso, decidiamo di mettere una sorta di barriera che ci protegge da quello stimolo. Io non lo faccio entrare nella mia vita. È chiaro che questa è una modalità parecchio ingenua di affrontare qualche cosa che invece nella vita sarebbe molto utile imparare a gestire, ad attraversare, perché vuol dire che limiteremo sempre di più quelle esperienze in cui noi possiamo venire in contatto con lo stimolo che innesca la nostra reazione fobica. Insomma, l'aereo mi fa proprio tanta paura e allora non lo prendo. Punto. La paura dell'aereo, però, è una di quelle situazioni in cui l'antifurto suona, ma non c'è nessun motivo per cui debba suonare. Insomma, la paura, l'ansia, non sono dei problemi di per sé. Sono stati d'animo che fanno parte della nostra vita. Dobbiamo accoglierli, accettarli. Quando però queste sensazioni vengono innescate da situazioni in cui non c'è nessun motivo per sentirsi così, beh, facciamoci caso. Volare è una di queste sensazioni, per un motivo molto semplice. Noi sappiamo che volare è il metodo più sicuro per viaggiare, ancora più sicuro che andare a piedi. Quindi di per sé il nostro cervello che ci dice spaventati, qui c'è un pericolo, ci sta dando una falsa informazione. Volare è il metodo più sicuro per viaggiare. Ecco, fermiamoci un secondo qui su questa frase che probabilmente hai sentito un milione di volte e che tutti non fanno che ripeterti quando vedono la preoccupazione nei tuoi occhi. Ma di cosa hai paura? L'aereo è il mezzo più sicuro del mondo. Non hai nessun motivo di preoccuparti. Certo. Detta così sembra facile, ma forse l'hai sentita così tante volte questa frase che adesso ti sembra un po' vuota, non troppo convincente. Per toglierti subito il dubbio, ho chiesto a un pilota, il comandante Andrea Nobile, se questa affermazione corrisponde in effetti a verità. Voglio fare la diffidente. Voglio le prove. Ecco cosa ha risposto. L'aereo è il mezzo più sicuro. Basti pensare che da un punto di vista tecnologico tutti i sistemi di bordo sono ridondanti. Pertanto anche l'avaria di uno di questi fa sì che il volo è sempre in sicurezza. Oltretutto gli aeroplani sono soggetti a una manutenzione programmata, ben precisa. Ci sono ispezioni giornaliere, ispezioni settimanali e anche in base alle ore di volo che l'aeroplano ha fatto. Inoltre si lavora sempre per cercare di mantenere alti gli standard addestrativi del personale navigante, sia di condotta che di cabina. I dati che annualmente vengono pubblicati ci dicono che il ratio di incidenti aeronautici è sullo 0,07 per milioni di volo. E questo numero ci fa affermare che sicuramente l'aeroplano è il mezzo più sicuro per viaggiare. Statisticamente l'aereo è 12 volte più sicuro del treno, 60 volte più sicuro della macchina che usiamo tutti i giorni. Se queste prove non ti bastano, ti ricordo che un pilota passa gran parte delle sue giornate lavorative in volo. Secondo te lo farebbe se non sapesse di essere perfettamente al sicuro? Non credo proprio. Così come non lo farebbe il personale di volo e tutte le persone che lavorano sopra un aereo. Non sono incoscienti che hanno voglia di mettere a rischio la propria vita. Tutti e tutte loro hanno una casa dove non vedono l'ora di tornare a fine giornata, felici di andare avanti con le proprie vite. Sono professionisti. Volano molte ore al giorno in tutta tranquillità e vivono serenamente perché sanno che non c'è niente da temere. E no, non hanno doti sovrumane, né poteri magici. Semplicemente hanno le risorse mentali necessarie per affrontare il volo in tutta tranquillità. E quelle risorse sono anche dentro di te.
Pensaci quando senti salire il disagio o la paura. Attenzione, non sto dicendo che sia facile, perché guardare le proprie paure negli occhi non è mica una cosa banale. Ci sono però dei pensieri che puoi provare a fare nei giorni prima della partenza e che forse possono aiutarti ad arrivare ben equipaggiato o ben equipaggiata al tuo volo. Per prima cosa, cerca di motivarti. Insomma, molto banalmente, tu ce la puoi fare a prendere quell'aereo e vivere il volo in serenità. Il lavoro fondamentale da fare su di sé nel tempo del pre-volo, quindi dall'acquisto del biglietto in avanti, è continuare a pensare che ce la faremo. Prova a parlare con te stesso, come se stessi cercando di far ragionare una persona che non sei tu. Immagina di parlare con un bambino che ha bisogno del tuo aiuto. Raccontagli i dati e le evidenze che ha citato prima il comandante Nobile, che nelle prossime puntate ci spiegherà qualcosa di più sul funzionamento di un aereo. E poi, soprattutto se il volo è breve, pensa che si tratta solo di un'ora, di 2 ore di sfida emotiva in cui devi provare a restare integro e connesso con te stesso. Scommetto che ti è già successo un sacco di volte. Se ci pensate bene, tutti ce l'abbiamo fatta migliaia di volte dentro la nostra vita. Abbiamo affrontato situazioni molto più complesse. Quindi direi alle persone, cominciate a visualizzare il vostro se stesso che ce l'ha fatta, perché è con quella parte di voi che vi dovrete alleare. Se vi lasciate andare, se vi affidate all'esperienza del pilota e al fatto che viaggiare in aereo, ne avrete la consapevolezza, il modo più comodo e più veloce per arrivare a destinazione, quello che scoprirete è che arriverà il momento in cui l'aereo atterrato mette fuori la scaletta, voi scenderete e potrete dire a voi stessi 2 cose importantissime. Uno è ce l'ho fatta, e questo sarà una prova davvero molto validante, la vostra capacità di stare nella vita con un'attitudine sana. Ma la seconda domanda che vi potrete fare, che spesso si fanno poi le persone dentro esperienze di volo in cui si sono un po' sfidate con la loro paura e arrivano a destinazione, è tutto qui? Già, tutto qui. Perché in effetti volare significa salire su un mezzo di trasporto, allacciare le cinture di sicurezza e aspettare di arrivare a destinazione mentre si legge un libro, si ascolta della musica, si fanno le parole crociate, si schiaccia un sonnellino. Tanto c'è un sistema di controllo, di assoluta precisione, che lavora al posto tuo. Tu ti devi solo rilassare, affidarti a quel personale che vola praticamente ogni giorno e pensare a come ti sentirai bene quando l'aereo atterrerà, quando finalmente potrai goderti una bella vacanza o partecipare a quell'impegno di lavoro al quale tenevi. Se ti sembra impossibile affrontare questa prova con serenità, beh, sappi che ti sbagli. Ricordi lo sposino che si è rifiutato di partire per la sua stessa luna di miele? La storia non è finita lì. Lo sposo ha aspettato un bel po' di tempo, ma poi si è preso la sua rivincita. Dopo circa 10 anni, infatti, 10 anni durante i quali è rimasto sposato sempre con la stessa donna, se ve lo state chiedendo, ha deciso di iscriversi a Voglia di Volare, un corso di ITA Airways che aiuta le persone a sconfiggere la paura del volo. Paura che, ti ricordo, può essere molto diversa da persona a persona. Magari è un piccolo disagio, una leggera ansia, oppure una fobia vera e propria. Comunque, dicevo, lo sposino, che poi non è più uno sposino, ha partecipato agli incontri, ha fatto tutto quello che doveva fare e poi è arrivato il momento in cui ha dovuto affrontare il temutissimo volo. Sì, perché nel corso è compreso un volo da fare insieme agli istruttori e agli altri partecipanti. L'uomo si è fatto accompagnare dalla moglie, che forse voleva verificare con i suoi occhi l'andamento della situazione, e ha affrontato brillantemente la prova. Dopo questo lavoro su se stesso, ha potuto finalmente partire per New York insieme alla moglie. Finalmente hanno potuto vivere la loro luna di miele, 10 anni dopo.
Immagina che bello! Essere riuscito a fare quel viaggio rimandato per tanto tempo! Che soddisfazione vedere un posto nuovo insieme alla persona amata! E il tutto affrontando una possibilità di rischio dello 0,07 per milione. Non male, no? Ma continua ad ascoltarci, perché nelle prossime puntate il professor Pellai e il comandante Nobile ti daranno dei consigli utili per affrontare al meglio il prepartenza, l'esperienza del volo e anche il momento dell'arrivo, il momento in cui ce l'avrai fatta. Relax and Fly è una serie podcast di Cora Media in collaborazione con ADR, Aeroporti di Roma, scritta da Ilaria Orru e raccontata da Valentina Mandruzzato. La fonica di presa diretta è Lucrezia Marcelli. Il fonico di studio è Luca Possi. La post-produzione e il montaggio sono di Cosma Castellucci, Andrea Girelli, Emanuele Moscatelli e Guido Bertolotti. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La senior producer è Anna Nenna. La cura editoriale è di Sara Poma. Grazie a Ita Airways per il supporto alle interviste.